si ricorderà che qualche anno fa era in previsione all'altezza della Torre dell'Enel, zona nord della città, tanto per intendersi, subito dopo la zona Sant'Andrea, del terzo ponte sull'Arno, che era previsto in collegamento con la riva destra e quindi con la prevista ultimazione della nuova regionale 69 in riva destra dell'Arno, ed era previsto appunto un collegamento anche con la galleria che collegherebbe la zona industriale di Bomba nel comune di Capriglia. Noi proponiamo che venga ripresa in mano questa progettazione e rifinanziata, perché questo potrebbe essere di volano un buon volano di sviluppo per la nostra città, per l'area di Sant'Andrea in modo particolare, e permettere davvero lo sviluppo di quest'area, che è sempre stata ferma. Insieme a questa proposta, che riteniamo sia forte, ma se adeguatamente supportata dalla nostra città nella sua interezza e nella sua unità anche, e dalla provincia di Arezzo, potrebbe essere anche in qualche modo rifinanziata. Poi altre due opere che probabilmente possono sembrare minori, ma sarebbero di alto impatto qualitativo per la popolazione, soprattutto di Oltrarno, perché la stessa autostrada produce un rumore già ora con due corsie molto forte. Si calcola, da quello che ci hanno detto i nostri tecnici, circa 65-70 decibel solamente nella zona sportiva, qui a nord della città, quindi un valore abbastanza alto. Noi crediamo di poter proporre alla società Autostrade la creazione di barriere fonoassorbenti che naturalmente attutiscano il rumore, e non ci limitiamo certamente a questo. Vorremmo che per circa 4 km, per un'altezza di circa 4 metri, fossero costruite delle barriere con pannelli solari, perché da calcoli che ci sono stati forniti, potrebbero produrre picchi di addirittura nel massimo irraggiamento di 4 megawatt. Questo ci permetterebbe di avere un ritorno economico di circa 300.000 euro annui al netto delle manutenzioni ordinarie. Quindi anche questo crediamo che sia una cosa positiva per la nostra città. L'altra cosa che proponiamo, e che riguarda anch'essa il quartiere Oltrarno e richiesta a viva voce dagli stessi cittadini di Oltrarno, è una passerella ciclopedonale al ponte di Pazzi ad Alessandria, che potrebbe appunto ovviare a molte problematiche di viabilità per quella zona. Ecco, noi riteniamo che siano proposte fattibili, attuabili, e vanno nella direzione alla quale noi auspichiamo sempre, cioè di una ritornare San Giovanni anche al centro del Val d'Arno, perché certe infrastrutture potrebbero far sì che si riprendesse un nuovo sviluppo, e vanno anche nella direzione di una migliore qualità della vita per i nostri cittadini. Francesco.